Quale sta realizzando questa sua opera? Questa è cera. Materia più difficile da lavorare, perché la cera è sensibile come la pelle di un neonato e va toccata il meno possibile. Io qui ferro. Già finito io. Adesso ho peggiorato. Eccoci. Io ho finito. Adesso tutto il lavoro consiste nel prepararla per versare il negativo che è fatto di questo materiale. Poi va nel forno. Con che materiale sarà, risulterà questa opera? È sempre il muro di Ulisse, il bozzetto. In bronzo? Bronzo, sì. A Parigi conosce la pittura degli impressionisti. Nel 1933 è presente alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di Roma. Nel 50 partecipa al concorso per la Porta di San Pietro in Vaticano e lo vince. Nel 54 è chiamato ad insegnare presso l'Accademia di Salisburgo, dove conosce la futura moglie, Inge, dalla quale avrà due figli, Giulia e Mileto. È pittore e disegnatore. Fa sculture in marmo, in bronzo ed in legno. Professore, questa è la sua ultima opera in marmo? Sì, questa sì. Finita 10 giorni fa, circa. Quanto tempo ci ha lavorato? Sempre 2 o 3 mesi fare un marmo, un busto, anche una statua. Cioè, molto tempo a lavorare in marmo, quando si fa con le proprie mani. Chi rappresenta questa statua? Ma io quando faccio le donne mi viene sempre fuori mia moglie, anche quando non lo voglio, non è che faccio il ritratto. Per me qui la faccenda di questo busto era le pieghe, il gioco delle pieghe.